Mark Knopfler su Rai Radio 1, a Rosso e il Nero con Vladimir Luxuria, Francesco Storace. Stiamo parlando dei trattori, trattoristi, insomma la loro protesta sacrosanta. Che bello sto termine trattorista. Sì, sì, trattorista. È un incrocio tra l'agricoltore e la trattoria, poi, se vogliamo. Tu pensi sempre alla trattoria, devi mangiare di meno, devi metterti a dieta, capito? Perché ma poi. Non è vero, bisogna mangiare di più, me l'ha detto il mio dietologo. Ecco, ah sì, così ti ha detto il dietologo. Ah, tu lo paghi per sentirti dire queste cose, guarda, vabbè. Ma guarda, lo faccio gratis, lo faccio gratis. Va bene, arrivano tantissimi messaggi, davvero. Mario scrive, si definisce pezzente operaio e scrive: il problema è che noi operai italiani sottopagati ormai possiamo permetterci solo frutta e verdura sotto costo estera rispetto ai nostri prodotti italiani più cari, ci scrive. Allora abbiamo il piacere di avere con noi il presidente CIA, niente a che fare con l'America ovviamente, non è la CIA americana ma riguarda l'agricoltura, Cristiano Fini. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno. Non mi dire, Vladimir, che intervisto Fini? No, non c'entra niente, neanche con Fini. Perché prima abbiamo non avuto siamo Papa, parenti. No. Non niente. Non siamo parenti, anche se io vengo dalla provincia di Modena, vicino Bologna, però non siamo parenti. Non sono parenti. Va bene, va bene. Allora, la prima domanda. Però è Cristiano. Allora, la domanda che le volevo fare è questa. Come si fa a coniugare l'ecosostenibilità sia a livello ecologico ma anche economico per voi? Adesso c'è stata questa retromarcia di von der Leyen che dice che ritirano la proposta di regolamento sui pesticidi, ad esempio. Sì, intanto vorrei anch'io andare dal dietologo del dottor Storace perché è super interessante. Non ti conviene, guarda, secondo me prima o poi lo arrestano perché è corrotto da Storace per farsi dire quello che lui vuole sentirsi dire. No, a parte le battute, è chiaro che le due cose possono e devono coesistere, purché non si cancelli l'una o l'altra, nel senso che le politiche europee, le politiche agricole europee che sono state portate avanti negli ultimi anni tendevano a massacrare letteralmente l'agricoltura e salvaguardare l'ambiente. Uno di questi è sicuramente il SUR, quello che citava lei prima, ovvero un regolamento, una proposta che riduceva per l'Italia del 62% l'utilizzo di fitofarmaci. Fin qui non ci sarebbe nulla di male se dall'altra parte ci fossero state date delle alternative. Il problema è che l'Europa ci ha detto riduci del 62% l'utilizzo di fitofarmaci con una crisi climatica che prevede delle fitopatie che sono devastanti e non riusciamo più a produrre, e dall'altra parte però ti dice no, io non ti do nessuna alternativa, arrangiati. Questo io non credo che sia una politica seria. Io credo piuttosto che occorra mettere in campo attraverso la ricerca nuove tecnologie di evoluzione assistita. Anche qua stiamo spingendo per approvare il regolamento, ovvero piante resistenti alla siccità e piante resistenti alla fitopatia, che nulla hanno a che vedere con gli OGM, tutt'altra roba. Ci siamo persi 4-5 anni di dibattiti sulle ideologie che non hanno portato nulla fino ad oggi, speriamo di riuscire ad approvarle subito, perché mettere in campo queste piante significa da un lato salvaguardare il raccolto e il reddito dell'agricoltore, dall'altra parte significa utilizzare meno acqua, utilizzare meno fitofarmaci e fertilizzanti. Credo che questa sia una di quelle soluzioni, non l'unica. Però mi ascolti, perché non se ne approfitti del fatto che si chiama Fini lei, però avrà sentito l'intervento del trattorista che abbiamo intervistato poco fa. Sì. Ecco, però sì. Andando nel concreto, la loro protesta pare diretta anche contro voi, organizzazioni ufficiali dell'agricoltura. Perché? Sì. Cosa vi sentite di dire a loro? No, noi ci sentiamo di dire che alcune delle rivendicazioni che portano avanti sono le nostre che portiamo avanti anche da un po' di tempo.
combattiamo vabbè, delle battaglie a volte... il vostro programma è il mio programma. No. Come lei mi insegna, le battaglie a volte si vincono, a volte si perdono. Noi abbiamo vinto delle battaglie, sì. Una di queste è quella sul SUR, è chiaro che altre purtroppo rimangono sul tavolo, ma il problema vero qual è? Che è da anni che questo settore ha dei grandissimi problemi di sostenibilità economica, si è fatto veramente poco per cercare di risolvere questi problemi. Oggi ci troviamo nella situazione in cui quei problemi strutturali sono ancora sul tavolo. A questi si è aggiunto un 2023 dove hai prodotto poco e nulla a causa del clima, i costi di produzione sono aumentati e soprattutto una PAC che ti dà solo il 60% delle risorse. A proposito di questo, di clima, no? Il problema della siccità, no? Sì. Quindi il vincolo di tenere incoltivati, credo, il 4% dei terreni, sì. Come si può... Perché da una parte c'è il problema comunque della siccità, come si può affrontare questo? Anche questa è stata una proposta assurda, concepita anni fa quando magari diciamo la situazione era diversa. Oggi ci troviamo in una situazione in cui a causa del clima noi non riusciamo a produrre e non riusciamo a garantire la materia prima agricola da mettere sul mercato. Bene, la risposta qual è? Tu metti a riposo il 4% dei terreni, che significa produrre meno. Io credo che sia assurda questo tipo di proposta. Dobbiamo togliere il 4% da lasciare a riposo perché abbiamo bisogno di sicurezza alimentare. Ma che cosa deve succedere per far rientrare la protesta dei trattoristi? Occorre che sia dall'Europa che a livello nazionale arrivino delle risposte adeguate per cercare di dare una... Sicuramente il tema legato al gasolio agricolo è una di quelle risposte che può avvenire a livello nazionale, ovvero credito d'imposta, come avevamo chiesto noi DC Agricoltori Italiani lo scorso anno e che ci è stato dato. Oggi abbiamo ancora dei costi di produzione molto elevati a causa dell'energia. Non solo, la fauna selvatica è un problema da risolvere, lo dobbiamo risolvere. È assurdo che noi andiamo a seminare e che i cinghiali ci mangino il seminato. È inconcepibile ancora, certo. Nel 2024. Grazie. Dopodiché dall'Europa, anche dall'Europa ci vengono a dire. Grazie, grazie davvero per il suo intervento. Al presidente della CIA, grazie. Cristiano Fini, grazie. Buona giornata. Grazie. Buona giornata. Fioccano.